momento dalla forte valenza simbolica, una sorta di riconsiderazione, riappropriazione e valorizzazione del territorio in termini di sostenibilità, anche per mostrare in un certo senso come sia possibile evitare amnesie del territorio attraverso delle attività che non richiedono costi e mezzi esagerati, ma semplicemente la passione, la competenza e la condivisione. Oggi un po' truccata, ma per rendere proprio questa giornata un momento di rinascita per tutti e di allegria. Basta le lacrime, oggi solo sorrisi e tanta gioia. Troviamo a Macchiepiane, che è la base di partenza per arrivare sul Pizzo di Sevo, che è la vetta che vedete alle mie spalle, un pochino coperta dalle nuvole, ma sta arrivando il sole. Questa terrazza naturale si affaccia su Amatrice, che sta subito alle nostre spalle, su Accumoli e su Arquata. Quindi il Pizzo di Sevo è questa piramide che collega, che è un ponte, una sorta di ponte tra queste tre comunità fortemente ferite dall'ultimo sisma. Questo evento si chiama Io sono futuro Ski Alp, rientra nel progetto Io sono futuro, un progetto che ho cominciato ad ottobre scorso con le comunità e con gli studenti di Arquata, Amatrice, Acquasanta. E mette insieme la mia doppia identità legata all'arte e allo sport, allo sci in particolare, che consiste praticamente nell'utilizzare questi due mezzi come strumenti di relazione, coesione sociale ed anche sviluppo microeconomico del territorio. Sono stati fatti una serie di laboratori in cui ho coinvolto anche tanti altri amici artisti. Questi laboratori hanno portato alla realizzazione di una serie di opere nell'ottobre scorso da parte dei ragazzi delle scuole, e queste opere sono state esposte in una grande mostra a Roma, a Palazzo Taverna, presso la Galleria M8, siamo riusciti a ricavare dei fondi consistenti, fondi che ci stanno permettendo di continuare tutta una serie di attività artistiche laboratoriali con gli studenti delle scuole. Sicuramente è una prima edizione, un'edizione che tiene conto anche della situazione logistica complicata del territorio di Amatrice e dintorni. In ogni caso un po' di atleti anche di livello sono venuti, è un motivo per iniziare e per far capire a questo territorio che hanno una montagna dove possono sciare fino ad aprile inoltrato e possono coinvolgere nelle loro attività sempre più strutturate anche qualche ragazzo locale che magari vuole fare corsi di accompagnatore e comunque vuole generare del business dietro allo sport e al vivere la natura. Sono il primo a dire che soltanto martedì sono salito per la prima volta su Pizzo di Sevo e ha una vista sui Monti della Laga, sul Vettore, su tutti i principali massicci del centro Italia, che è veramente niente da invidiare ai contesti alpini, e veramente siamo ai livelli patagonici con il lago di Campotosto sullo sfondo e le vette innevate che si specchiano nel lago stesso. Siamo stati un po' da base logistica per tutta la preparazione della gara, quindi ci siamo occupati dei vari dettagli, sia di trovare tutte quelle che erano le attrezzature che occorrevano, da gruppi elettrogeni a gazebo, sia abbiamo fatto i sopralluoghi già da 2 settimane. Fino a 2000 metri per vedere la situazione della strada e dell'innevamento. Ci siamo occupati anche delle relazioni col sindaco per quanto riguarda poi l'apertura della strada, perché qui non si poteva accedere. Dopodiché naturalmente abbiamo dato tutto il supporto necessario sia a Io sono futuro che a Live Your Mountain, che sono gli organizzatori principali. Come Caglia Matrice abbiamo coadiuvato il loro lavoro, lo stiamo ancora coadiuvando. Abbiamo organizzato il pomeriggio
un po' di divertimento, musica nel momento in cui premieremo le persone e gli atleti, e ci sarà anche un po' appunto musica di intrattenimento, ci sarà anche un piccolo mercatino proprio di cose locali, di vendita di produzione locale, e poi ci siamo occupati naturalmente, come la nostra prerogativa principale, di organizzare un'escursione parallelamente all'evento. Abbiamo collegato all'evento un'escursione nei nostri territori, oggi tra l'altro un'escursione molto interessante perché nell'ambito della tutela ambiente montano del CAI, e quindi ci sono una trentina di persone condotte nel bosco a riconoscere le tracce degli animali che si trovano nel bosco. Beh, il percorso è da tempo che ci stiamo lavorando anche in base alle condizioni della neve, quindi abbiamo eseguito tutto il servizio che c'è stato dell'innevamento. Oggi siamo riusciti a fare un tracciato molto bello, c'è una partenza con 200 metri, 300 metri a piedi, poi c'è un tratto con gli sci. E in tutto abbiamo circa 5 km e 300 metri di salita e 3 km e mezzo di dislivello per la discesa. Tutto il totale sono 900 metri di dislivello. Ma la gara oggi, per il fatto che la neve stanotte si è indurita un po', il tracciato era molto tecnico, sebbene avessimo tracciato ieri, quindi c'era la traccia dello sci, però era talmente dura che comunque c'era bisogno di muoversi bene e di avere grande sensibilità nei piedi. No, segnalare solamente questo fatto della neve dura, che rispetto a ieri invece che le temperature erano più alte, quindi oggi c'è una componente tecnica più alta e magari tanti atleti meno esperti potrebbero trovarsi in difficoltà. No, vabbè, ormai diciamo che siamo veterani un po' di queste gare, quindi abbiamo un bagaglio tecnico talmente alto che ci consente un po' di salire in maniera molto tranquilla, insomma. Il messaggio un po' di noi atleti, delle guide alpine, comunque dei partecipanti, è che il messaggio forte alle popolazioni qua del terremoto, di credere in questo territorio per tutto quello che può offrire in termini di sport, quindi di invernale con lo sci alpinismo, estivo con il trekking, e che ci credano veramente perché hanno un contesto ambientale veramente invidiabile. È una giornata veramente particolare perché siamo qui con tantissimi amici e speriamo veramente di riportare un momento di vita ad Amatrice. Questo per noi oggi è importantissimo. Abbiamo i nostri amici che stanno suonando, molti stanno per scendere dalle montagne per questa gara di sci d'alpinismo. Tante donne della casa stanno collaborando per preparare l'accoglienza e il pranzo per oggi. Molte stanno agli stand, quindi siamo veramente orgogliose delle nostre donne oggi. Noi oggi qui curiamo l'accoglienza degli atleti, abbiamo organizzato per loro il pranzo e tutto quello che vedete, diciamo, grazie anche all'appoggio dei produttori del luogo che hanno risposto a questa giornata con entusiasmo. E bisogna anche dire che in questo momento sono pochissime le aziende agricole che possono proporre i loro prodotti.
quindi loro sono in rappresentanza un po' di tutti gli agricoltori amatriciani che in questo momento sono completamente fermi. Amatrice può tornare a vivere in questo momento soprattutto sfruttando quelle che sono le sue risorse e quindi il suo territorio, le sue montagne, i suoi sentieri. Beh, noi puntiamo soprattutto a ridare vita a questi luoghi colpiti dal terremoto, appunto perché dopo questo evento, diciamo, un po' tutti se ne vanno. Noi cerchiamo di rianimarlo il più facendo quello che possiamo. Il nostro segnale, diciamo, è quello di non far spegnere i riflettori su tutti i luoghi colpiti dal terremoto. Angelo l'abbiamo conosciuto grazie a un progetto Io sono futuro, a cui noi abbiamo partecipato insieme a lui, e adesso ci teniamo spesso in contatto, cerchiamo di organizzare questi tipi di eventi che fanno bene al nostro territorio. Siamo un'azienda del posto, siamo in una frazione che si chiama Casale Nibbi. Siamo tre fratelli giovani, è la quinta generazione che lavoriamo sul posto. Allora, i nostri prodotti sono stati ridotti a causa del terremoto, per ora abbiamo solo pasta fatta col nostro grano duro e gli yogurt fatto col nostro latte di vacca, in sei diversi gusti. L'azienda, la nostra mia azienda, è una piccola azienda dell'Interland amatriciano, dove produciamo patate, fagioli, come puoi vedere, facciamo grano, farina, polenta, tutti i prodotti. Io sono un guardiano della biodiversità del parco. Stiamo ritrovando i vecchi prodotti che ci facevano una volta e oggi li stiamo ripetendo nel commercio. Beh, io non sono di qui, io sono del paesetto qui vicino, Villa San Lorenzo. Mi hanno sfruttato in cucina, l'hai visto? Perché questi sono tutti amici, però lo faccio molto volentieri, gli ho dato un aiuto. Vedete, sta gente che si appassiona un po' alle nostre zone è importantissimo, forse più che importante è anche bello. Noi oggi siamo qui per rappresentare il consorzio del Pecorino Amatriciano. Praticamente stiamo cercando di, con questi prodotti, di aiutare tutti gli allevatori di Amatrice, nonostante tutti i problemi che ci sono stati. Cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di non farli di mollare. Questo sembra essere l'unica soluzione che fino ad ora continua a dare i suoi frutti. La prima cosa fondamentale è che la gara è andata bene, nessuno si è fatto male, perché poi in una competizione comunque dove le componenti naturali, le componenti intrinseche dal punto di vista tecnico sono importanti, quindi c'era una condizione di neve sicuramente stamattina anche un po' dura, un po' di neve ghiacciata che richiedeva una buona tecnica di discesa, quindi tutti se ne sono cavati abbastanza bene, qualcuno con più difficoltà, però siamo qui adesso a festeggiare tutti sani e salvi, tutti contenti di aver dato questo contributo, di aver rivitalizzato quest'oggi quest'area che, come potete vedere, è pieno di gente, sono venuti da vari luoghi e è bello, sono molto, molto felice del risultato. La commistione con l'arte ha permesso di creare questa manifestazione di oggi. Perché? Perché i fondi che stiamo utilizzando sono anche quei fondi ricavati dalle varie iniziative espositive che abbiamo fatto con i lavori dei ragazzi delle scuole di Arquata, di Amatrice, di Acquasanta. Il ricavato della vendita delle varie opere che abbiamo venduto in una mostra di ottobre presso la Galleria M8 di Roma, le stiamo reinvestendo tutte in attività sul territorio, continuando a fare workshop e laboratori d'arte con i ragazzi. Ci siamo spinti anche fino alla scuola di San Benedetto del Tronto, dove si è trasferita momentaneamente una sezione delle classi di Arquata. E
e abbiamo anche un progetto ambizioso di costruzione di una mostra, un progetto espositivo presumibilmente in programma per il prossimo ottobre, in cui i ragazzi assumeranno un ruolo a 360 gradi di artisti, curatori critici, galleristi e anche cureranno anche l'ufficio stampa attraverso i network, attraverso le loro commissioni. Logicamente approfitto per ringraziare, ci sarebbero un'infinità di persone da ringraziare, devo dire le persone professionisti della montagna che dimostrano sempre una sensibilità e una disponibilità eccezionale. Hanno dato un supporto collaborativo eccezionale e al di là della gara oggi hanno portato in escursione oltre 30 persone, quindi è importante anche questo aspetto di relazione col territorio, non prettamente legata al risultato agonistico, ma semplicemente al vivere questo territorio. Naturalmente ringrazio la Casa delle Donne di Amatrice con questa festa che hanno creato qui nella Prologo di Retrosi e tutti coloro che sono venuti e che hanno dato un contributo importante.